Ah, per me è stata una bellissima esperienza. All'inizio è stato un po' faticoso, anzi mi sembrava un po' una cosa stupida perché ci facevano ripetere sempre le stesse cose e facevamo dei movimenti che mi sembravano delle cose da sciocchi. Poi invece nel passare del tempo la cosa si è trasformata, cioè è diventato più ampia la cosa, più seria al mio punto di vista. E avevo lasciato il teatro e poi dopo mi sono riconvinto e adesso per me è una bellissima esperienza e spero in un futuro, ecco, molto presto, se lo permetteranno anche il prossimo anno, di poter partecipare al teatro, perché è bello, è una bella esperienza. La guerra è solo un'idiozia. La guerra è una cosa brutta e fa male. Per me la guerra non porta a nessuna cosa. Sia al dialogo, sempre. La guerra è dei ricchi. Secondo me la guerra è una stronzata. In guerra non ci sono né vincitori né vinti. Quando a morire sono migliaia di persone. Dorme il sole stanco a letto, presto se ne va, se la fa più. L'anno scorso di febbraio sono andato all'udienza. E mi hanno messo dentro un polmino. Dentro il polmino ci sono cancelli. Non sapevo com'era il Montelupo perché da dentro non si vedeva niente. All'assistente gli ho detto: ma qui siamo all'inferno. E lui mi ha risposto: di Benedetto, ma chi l'ha mai visto l'inferno? E io pensavo, povero illuso, quando ero lì dentro mi sentivo all'inferno perché ero chiuso. Poi mi hanno messo nella camera di contenzione. Sei solo e chiuso. Era bruttissimo, lugubre. L'assistente mi ha detto: devi essere felice. Ma pure qui dentro devo essere felice?
devo essere sempre felice. Ma devo essere sempre felice? 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 Dobbiamo essere allegri, sensibili e fantastici. Devo essere felice? Devo essere felice? Voi che dite, sì o no? Devo essere felice? Grazie. E voi in fondo, che dite? Devo essere felice? Voi in fondo? Voi in fondo, devo essere felice? Sì, devo essere felice! Anche se sono dentro un polmino? Anche se sono dentro un polmino e ci sono cagelli? È un film! È un film? Grazie! Ogni guerra porta alla distruzione, ma poi anche alla ricchezza. Possiamo prendere esempio la Germania, che dopo la distruzione si sono aiutati tutti quanti e adesso è un popolo ricco e tutti stanno bene. Guardando noi oggi invece che ci sono molti problemi perché ognuno pensa a se stesso e non riusciamo ad andare avanti. Le bombe dovrebbero non essere atomiche perché distruggono e si dovrebbe fare una guerra civile come una volta, sai, le donne a casa con i bambini e noi uomini in una stessa pianura e ci massacriamo, coltelli tutto, fucili, facciamo un macello. Posso parlare dell'apartheid in Sudafrica, che è stata una cosa molto brutta. Forse peggio di Hitler che ha distrutto tutti gli ebrei, che ha ammazzato ebrei, perché sono stati resi totalmente schiavi e tutto questo è durato fino al 96 e adesso le cose stanno migliorando, però la situazione è stata drammatica. E sì, posso dire anche che, sai, i sudafricani erano tantissimi e gli inglesi per vincere questa guerra hanno dovuto prenderli a cannonate perché erano davvero tanti. E quando mi alzo penso che sono in carcere. Quando mi alzo, penso a quando uscirò. Quando mi alzo, penso al reato che ho commesso. Quando mi alzo, vorrei non aver commesso alcun reato. Quando mi alzo, sono pentito del reato che ho commesso. Quando mi alzo, vorrei essere libero. Quando viene sera, qualche volta prego. Quando viene sera mi preparo per un'altra notte. Quando viene sera penso alla vita che facevo prima. Quando viene sera vorrei non aver commesso alcun reato. Quando viene sera vorrei essere libero.
forze, di sonanza, e che vi preferisco, e che vi amo, e che vi freghi, e che vi very fresh and clean. All these are the days, my friends, and these are the days, my friends. Voi che vivete sicuri, le vostre tiepide case, voi che trovate, tornando a sera, un cibo caldo e viso amici, considerate se chi è un uomo, che fatica il suo fango, che non conosce pace, che lotta per mezzo pane, che muore per un sì o per un no. Considerate se chi è una donna, senza capigli e senza nome, senza più forza di ricordare, vuoti gli occhi e freddo il grembo, come una rana d'inverno. Meditate che chi è stato. Vi comando ste parole, scolpitele nel vostro cuore, stando già a casa, andando per via, curcandovi, alzandovi, ripetetele ai vostri figli. O vi si sfaccia la casa, un malanno vi impedisca, i vostri nati toccano il viso da voi. Monkey.
la farfalla che sui fiori non vola più, non vola più, non vola più. Sono bruciata al fuoco del tuo grande amore che si è spento già, ma che freddo fa, ma che freddo fa.